Buongiorno, oggi abbiamo l'opportunità di incontrare una grande amica dell'Africa, una giornalista, una scrittrice, e do subito il benvenuto a Erminia Dell'Oro. È da neanche 2 mesi che è uscito il suo ultimo romanzo. Naturalmente si parla, come sempre nei romanzi di Erminia, anche e soprattutto di Asmara dell'Eritrea, il romanzo edito da La Tartaruga nel segno della falena. Cosa ci racconti subito di questo romanzo, Erminia? Ma questo romanzo è nato per caso, cioè io non ho fatto scalette, mi sono messa a scrivere iniziando da pensando a un mio vecchio amico che non c'è più da tempo. Vabbè, mi sono messa a scrivere, ovviamente iniziando con un assassino, ho detto allora questo è un giallo. Ecco, vabbè. E, ho preso lo spunto di narrare una storia che si svolge nel 2003 a Milano, perché io volevo dare visibilità anche alla mia Milano, no? Ai miei luoghi ai quali sono molto affezionata, però volevo parlare anche di Asmara, dell'Eritrea. Per cui il romanzo inizia nel 2003 con l'assassinio di un giornalista e nel 1970 con l'assassinio di una giovane infermiera meticcia. E poi dopo 30 anni le storie si incrociano. Quindi sono due storie che alla fine si collegano, ecco. E sei riuscita a collegare le tue due patrie, Sì, l'Eritrea. infatti, forse era questo, perché io l'ho iniziato senza scalette, sono andata a caso, mi sono venuti in mente personaggi, alcune cose sono vere, altre no. Però alla fine ho collegato per la prima volta Milano e Asmara. Tu sei nata appunto ad Asmara perché il tuo nonno alla fine dell'Ottocento si era trasferito lì, quindi hai tutta la famiglia che è rimasta ad Asmara. Sì, con tutti al Tu, sud. esatto, e hai passato la tua infanzia, la tua adolescenza, parte della tua giovinezza. Cosa ti ricordi di quegli anni 40-50? Che città era Asmara? Beh, Asmara era una città bellissima, infatti Asmara è patrimonio dell'umanità, no? Io non mi rendevo conto di essere privilegiata a vivere in questo paese, in questa città, in cui c'era tutti i giorni la luce, no? Io oggi vedo il cielo e dico c'è un cielo asmarino, ecco, tutti i giorni dell'anno la luce, i fiori, le piante, un clima meraviglioso, non faceva mai molto freddo, non faceva mai molto caldo, era una piccola città in cui ci si conosceva tutti e ho avuto il privilegio di vivere in una comunità, cioè di avere amici di vari paesi, arabi, ebrei, greci, armeni. Perché mio padre lavorava appunto con imprenditori e commercianti indiani, arabi, greci, e quindi per me è stato un grande privilegio. Io potevo andare in sinagoga con la mia amica ebrea, andavo nella chiesa di Nedda Mariam con gli amici eritrei, insomma, mi sono resa conto dopo di che ricchezza sia stata per me vivere lì 20 anni. Non avrei potuto scrivere quello che ho scritto se non avessi avuto questa infanzia e questa adolescenza e parte della giovinezza da Smara. Poi però purtroppo dopo il 60 inizia una guerra trentennale con l'Etiopia e tu come giornalista sei andata spesso a raccontarla. Sì, nel 60, sai, ancora la guerra noi non la vedevamo perché la guerriglia si è svolta soprattutto sulle montagne e nelle grotte, nella città sotterranea. Gli eritrei avevano costruito questa città sotterranea per difendersi dai gas venefici che buttavano giù dagli aerei gli etiopi. Quindi non l'abbiamo, sì, sapevamo c'era questa guerriglia, l'hanno iniziata dei ragazzini del liceo di Asmara, ragazzini eritrei, buttando una bomba, mi sembra, ad Agordat, ed è durata 30 anni. Ecco, uomini, donne, ma ragazzine che magari fuggivano dal collegio per andare a imbracciare il fucile con molto entusiasmo. E alla fine l'Eritrea l'hanno liberata. Infatti nel 91 tu c'eri quando si è festeggiato. Com'è stato? No, i giorni più belli li ho vissuti, sì, nel 91 certo l'Eritrea era libera. Nel 93, quando c'è stato il referendum,
L'Eritrea è stata dichiarata libero stato, 48esimo stato libero dell'Africa, e lì io ballavo giorno e notte con gli eritrei in piazza, le foglie di palma, i fiori. C'erano anche i disabili della guerra con le carrozzelle che muovevano le spalle come fanno gli eritrei quando ballano. È stata una grandissima emozione. Tornavo a casa all'alba. Veramente sono stati giorni indimenticabili. Tu scrivi che Asmara è una città sospesa tra le nuvole. Immagino che non intendi solo per la sua altitudine. No, è proprio sospesa. È la bella addormentata. Ecco, è sospesa e io spero che ci sia. Io spero, non so, aspetto il momento in cui qualcosa cambi. Tu torneresti volentieri? Ma io tornerei volentieri se la situazione fosse diversa. Non è che come bianca hai mai avuto la sensazione di essere sgradita agli eritrei? No, assolutamente. Non l'ho mai avuta, tranne una volta in cui un ragazzino in bicicletta mi ha gridato dietro fascista. Si vede con giovani magari qualche revisione. Altrimenti no, non l'ho mai avuta assolutamente. Anche se purtroppo gli eritrei... cioè c'è stato veramente molto razzismo verso gli eritrei. Mio padre mi raccontava che quando lui era giovane gli eritrei non potevano neanche entrare in città, c'era il campo cintato, c'era apartheid come in Sudafrica, non potevano entrare nei locali, ma anche quando ero una ragazza io, non è che venivano nei locali dove noi ballavamo, c'era sempre, non dico proprio non entrate, però è meglio se non entrate, quindi questo è stato molto pesante. Mio padre, da vecchio coloniale, aveva, pur essendo anche lui, sentendosi certamente superiore, ma aveva una mentalità diversa. Innanzitutto era antifascista, e questo in Eritrea era difficile essere antifascisti. Nonostante questo, però, non è cresciuto un sentimento anti-italiano. No. No, assolutamente, ma nemmeno in Etiopia dove li hanno veramente massacrati. Non c'era questo sentimento. Anche adesso, quando l'ultime volte in cui sono tornata in Eritrea, mi fermavano soprattutto gli anziani vestiti con questi vecchi completi, un po' lisi, il cappello, mi fermavano e mi dicevano, io lavoravo da barattolo, io lavoravo da denadai. E parlavamo dei tempi passati ed era bello perché si parla come tra amici quando si percorre. Condivide un passato. Condividere un passato, certo. E non è che in quei momenti l'Eritreo si sentisse inferiore e io superiore. No, parlavamo da pari a pari. Eravamo tutte e due eritrei in qualche modo. Brevemente, questo tema, che è proprio uno dei temi centrali dell'ultimo romanzo e di tanti tuoi romanzi, come abbiamo detto, del destino di questi figli misti. Sì. È un fenomeno che è successo anche in Etiopia, anche in Somalia, in tutte le ex colonie italiane. Sì, sono situazioni terribili, perché questi bambini vengono abbandonati, sono stati migliaia e migliaia, sono stati abbandonati dai padri italiani, no? Che si erano uniti a queste ragazze giovani, molto belle eritree, illudendole. Ecco, poi invece qualcuno anche ha convissuto nonostante le leggi razziali, cercavano. No? Poi se ne sono andati in Italia dove avevano altre famiglie, oppure per altri motivi. Queste giovani donne crescevano i figli in grandissime difficoltà, perché nelle estreme periferie, dove c'erano molti bambini eritrei, ma questi bambini non potevano giocare né con gli eritrei li chiamavano anfets, sangue malato, sangue infetto, e né con gli italiani, perché gli italiani nelle estreme periferie non c'erano, e comunque anche fossero stati in centro, erano discriminati. Mi ricordo che mia madre no, perché mia madre... anzi, aveva quasi adottato una ragazza meticcia che poi si è suicidata, perché alcuni si sono suicidati. Però sentivo tante madri dire alle figlie non andate con le ragazze eritree perché sono delle sciarmutte. No? C'era questo, ma non era vero, perché insomma non... erano... Io mi ricordo, ho scritto una storia vera, non ho cambiato nulla, l'abbandono. E la protagonista... mi ha detto,
facendomi sentire veramente un po' male. Ah, dici, io ti vedevo in Corso Italia, allora si chiamava Corso Italia, vedevo te e le tue amiche, tutte ben vestite. Ecco, per cui ci guardavano da lontano soffrendo questa differenza, no? Perché loro erano le escluse. È stato un destino terribile quello degli italo-eritrei, perché poi non potevano avere il nome, figli, anche nei collegi delle suore, ecco, dei preti. Alcuni erano lungimiranti, ma alcuni li offendevano, li chiamavano figli del diavolo. Ecco, io ho sentito una suora dire che era una figlia del diavolo. Per cui, capisci, i bambini frustrati fin da piccoli. Con queste povere madri che lavoravano tutto il giorno e parte della notte, perché nelle famiglie italiane si iniziava a lavorare alle 6 circa e poi si smetteva a mezzanotte se tutto andava bene, no? Ecco, con un permesso ogni 2 settimane. Quindi leggendo i romanzi di Erminia possiamo dire che si impara anche tanto della storia, e di una storia, quella del colonialismo italiano, che è pochissimo studiata, approfondita, per cui certo. se non si ha grandi interesse per, oppure non si ha voglia di affrontare un libro storico, i romanzi di Erminia lo sono romanzi storici. Che cosa, come vivi questo momento in cui di nuovo si sente parlare poco però di Etiopia ed Eritrea ancora in conflitto? E l'Etiopia soprattutto, veramente soffro molto questa situazione, perché l'Etiopia nel Tigray è un anno che ci sono massacri, e a questi massacri contribuiscono anche gli eritrei. Massacri nel Tigray buttano giù addirittura la gente giù dai burroni. E ieri sentivo anche la rassegna stampa estera che l'Etiopia adesso rischia la guerra in Addis Abeba. Ecco, spero che l'Eritrea... Comunque gli eritrei collaborano a questa guerra, tanti eritrei. Per cui non è la guerra Eritrea-Etiopia, ma è proprio una guerra in Etiopia fra il Tigray. È una situazione molto complicata, ma molto, molto, molto grave. Oltre alla carestia, tutto il resto, Erminia, io ricordo Nel segno della falena, La tartaruga edizione, Erminia Dell'Oro, e poi vi appassionerete di sicuro e inizierete a leggere tutti i libri di Erminia Dell'Oro e soprattutto Tasmar Addio, che è stato recentemente ripubblicato grazie a attenzione a Sgarbi. Sì, 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 no, perché Vittorio Sgarbi, diciamo, un personaggio un po' così, però anche molto intelligente, colto, quando è andato in Eritrea, al contrario di tanti altri, anche ministri, che vanno nei posti e non sanno nulla, cioè non hanno le... Lui, quando è arrivato ad Asmara, ha trovato in una biblioteca Asmara Dio, l'ha letto, e ha chiamato subito la sorella della nave di Teseo, che poi l'ha stampato nella tartaruga, per dire stampa subito questo, ristampa questo libro. E poi ha chiamato me dicendo, ah, ma il suo libro mi ha fatto da guida, sono andata a vedere l'Hotel Sicilia. E quindi io sono grata, ecco, a Vittorio Sgarbi, perché ho pubblicato anche Nel segno della falena, perché a seguito della ristampa di Asmara Addio mi ha chiesto un altro libro.